Cari amici di Trinacria News 24, buon pomeriggio dall'hotel Messenion di Messina e buon pomeriggio a Ildefonso Falcones, scrittore, avvocato civilista, tra l'altro di Barcellona, del Barcellona di Spagna, e scrittore di tre romanzi, tra cui il più famoso, ecco, La Cattedrale del Mare, ma è arrivato qui a Messina per presentare il suo ultimo libro, il suo ultimo successo, La Regina Scalza. Ecco, io comincerei con una domanda che lega i tre romanzi. E tutti e tre i romanzi fanno riferimento a delle minoranze. Io penso alla Cattedrale del Mare, che parla, che fa cenni alla persecuzione degli ebrei, ma alla mano di Fatima ai Moriscos, e La Regina Scalza ai Gitani. Perché il tema delle minoranze è ricorrente nei suoi libri? Bueno, pues porque efectivamente sucedía en esa situación, ¿no? Estamos hablando de tres siglos diferentes, el 14, el 16 y el 18. Y en los tres se dieron situaciones en las cuales se atacó directamente a las minorías, ¿no? Realmente yo creo que la novela que habla sobre todo de las minorías es la segunda, es La mano de Fátima, cuyo argumento es específicamente la persecución de una comunidad, ¿no? Tanto en la primera como en La Reina Descalza sí que se tocan esos argumentos, sí que se habla de esa persecución, pero me parece más secundario que lo que puede suceder, por ejemplo, en La mano de Fátima. Ma perché di fatto queste cose sono realmente accadute e stiamo parlando di tre secoli diversi, il 14, 16 e 18 secolo, e in tutte queste tre situazioni si sono verificati degli attacchi contro delle minoranze. Ciò detto, io credo che è soprattutto nel secondo romanzo, Nella mano di Fatima, dove uno degli argomenti pregnanti della storia, della trama, è proprio la persecuzione nei confronti di una comunità. Nella Cattedrale del Mare e nella Regina Scalza effettivamente questo tema è trattato, ma è sicuramente molto più marginale rispetto a tutto il resto. E oggi invece, dottor Falcones, quanto è attuale il tema delle minoranze in questa Europa che è stata definita Europa delle banche, della finanza, ma non è ancora Europa dei popoli? Quanto è attuale, secondo lei? Bueno, son dos preguntas diferentes, porque las minoranzas evidentemente siguen existiendo, pero el que sea la Europa de la banca y la Europa de las multinacionales nos afecta a todos, no solo a las minorías, ¿eh? Son dos problemas diferentes. Uno de ellos, el de las minorías, yo creo que hay una gran diferencia con lo que sucedía antiguamente, ¿no? Antiguamente se podía atacar a las minorías, se les podía exterminar. Hoy en día el concepto de los ciudadanos con respecto a las minorías es diferente. Somos conscientes de que hay que trabajar por ellos, se conseguirá o no, pero el ciudadano es consciente de eso. El que seamos la Europa de los bancos, efectivamente, la Europa de las grandes multinacionales, una Europa en la cual los ciudadanos hemos entregado dinero a los bancos por primera vez en la historia, y son unos recursos que no han vuelto a nosotros, veremos cómo se solventa. Desde luego es un cambio revolucionario que habrá que ver cómo se solventa. De momento ya se está produciendo una primera reacción popular, como es el descontento con la clase politica che si acaba di dimostrare nelle ultime elezioni europee. Beh, diciamo che si tratta di due domande diverse e separate. Da una parte, sì, ci sono ancora le minoranze, però quello che lei ha detto relativamente all'Europa delle banche o delle multinazionali in cui viviamo è qualche cosa che in realtà va contro tutti, non solamente contro le minoranze. Questa Europa basata sugli interessi delle banche e delle multinazionali colpisce tutti in egual maniera, con una certa durezza. Ora penso che la questione delle minoranze oggigiorno sia completamente diversa rispetto al passato. In passato era accettato dai più che ci potesse essere una persecuzione e persino uno sterminio nei confronti di una minoranza. Oggi questo non è più tollerabile. È vero che succede ancora, ma quello che è cambiato è il concetto da parte della cittadinanza, e tutti siamo consapevoli del fatto che dobbiamo lavorare su questo per evitare che ciò accada di nuovo. Poi che si riesca a farlo o no, che sia un obiettivo conseguibile o no, lo dovremo vedere, ma sicuramente è cambiato il concetto. Per quanto riguarda l'Europa delle banche e delle multinazionali, è assolutamente vero quello che lei dice. Per la prima volta i cittadini hanno dato denaro alle banche senza che questo denaro
sia tornato loro indietro, ed è la prima volta nella storia che una cosa del genere succede. Ora vedremo come questo problema che si è venuto a creare verrà risolto. Per il momento credo che c'è stata una prima reazione da parte del popolo, della cittadinanza, che ha espresso il proprio malcontento nei confronti della classe politica, e le elezioni europee della scorsa domenica sono una riprova di questo. Ecco, una giornalista nel 2007 di Repubblica, Simonetta Fiori, disse che lei è uno scrittore che non ama la Spagna Zapatera. Ora, questa è un'affermazione certamente dal contorno politico, ma mi chiedo, è vera o falsa? Possiamo definirla anche una definizione sbagliata oppure no? Che non te gustava dichiarare nel 2007 la España de Zapatero. Bueno, ¿Eso sigue siendo así? O... Sí, sigue siendo así, porque fue una España equívoca, fue una España en la cual se nos vendió una situación irreal. Se trató de ocultar una crisis y el inicio de una serie de crisis que nos ha llevado a la situación española, que es francamente tremenda, o ha sido muy dura. En virtud de una serie de conceptos progresistas que pueden ser fantásticos, que pueden ser maravillosos, pero que una cosa no quita la otra, una cosa no quita que después se trabaje bien. La España de Zapatero supuso unos grandes avances en derechos individuales, efectivamente, pero se quedó ahí, no fue más allá. No consiguió situar a España en el lugar predominante, no consiguió capitalizar el país, no consiguió que todo ese dinero que se metió en el país fuese un dinero productivo y crease riqueza. Ahí se perdió muchísimo tiempo, muchísimo dinero, que nos llevó a una situación que hoy hemos pagado todos los españoles. Beh, è ancora così, perché credo che la Spagna che identifichiamo con l'epoca di Zapatero è stata una Spagna, per così dire, ambigua, dove c'era stata venduta l'immagine di un paese irreale. In particolare mi riferisco al fatto che il governo di Zapatero aveva fatto di tutto per nascondere la gravità della crisi, soprattutto all'inizio della crisi, e questo, diciamo, cercare di nascondere come stessero veramente le cose ha portato il paese sull'orlo del disastro economico, sull'orlo della bancarotta, tutto sull'altare di concetti progressisti che sono magnifici, su questo nessuno ne discute, ma che non sono reciprocamente escludenti con altri aspetti magari più legati all'economia. Quindi sicuramente nell'epoca di Zapatero la Spagna ha compiuto degli importanti progressi dal punto di vista dei diritti individuali, dei diritti della persona, ma purtroppo questi progressi non sono stati accompagnati da altre misure che avrebbero potuto creare ricchezza. Diciamo che il paese per altri aspetti è rimasto stagnante e i soldi che sono stati investiti non sono stati utilizzati per creare ricchezza, e questa situazione la stiamo pagando oggi tutti gli spagnoli. Lei ha fatto conoscere effettivamente quella che era la Spagna al mondo intero, un po' come anche un suo collega Carlos Ruiz Zafón, che anche ha ambientato, i suoi romanzi a Barcellona, che è sempre stata una città diversa rispetto alle altre in Spagna, mi corregga se sbaglio. Ecco, in cos'è che si differenzia effettivamente Barcellona, e si è differenziata nei secoli, tanto da spingerla anche ad ambientare un suo romanzo a Barcellona? Bueno, que como Ruiz Zafón has hecho conocer España en el mundo, y de manera especial a Barcelona, ¿qué es lo que hace que Barcelona sea una ciudad tan diferente de las demás ciudades españolas, y por qué quisiste ambientar una de tus novelas en esa ciudad? Bueno, la quise ambientar en esa ciudad porque es mi ciudad. Me era muy cómodo, me era muy sencillo. Efectivamente, Barcelona es una gran ciudad, muy conocida en el mundo entero, a partir sobre todo de las Olimpiadas del 92, y por lo tanto consideré que era una buena idea desarrollar una novela en Barcelona, ¿no? ¿Por qué Barcelona es diferente? Bueno, las ciudades son diferentes, tienen un clima diferente. Barcelona tiene una situación geográfica fantástica, está en el Mediterráneo, como bien se sabe, una historia y una cultura muy extensas, que le han llevado siempre a ser una ciudad diferente. Barcelona encabezó los movimientos medievales, ¿no?, en el Mediterráneo. Después ya fue cayendo, pero siempre ha tenido una serie de ideas
ideas creativas, ¿no? Yo creo que tenemos el único, unos estilos arquitectónicos como son el gótico catalán y como son el modernismo, que son propios de Barcelona, son propios de esa ciudad. Por lo tanto, ha sido siempre una ciudad muy creativa, una ciudad muy intelectual, una ciudad muy abierta. Yo creo que todo eso, bueno, pues es la historia, la situación geográfica, es el carácter de la gente, todo eso junto es lo que hace, es lo que hace que una ciudad se diferencie de otras. Beh, perché ho deciso di ambientare un romanzo a Barcellona in primo luogo perché è la mia città, quindi mi era abbastanza naturale, comodo e facile ambientarvi un romanzo. Poi non c'è dubbio circa il fatto che Barcellona sia una delle grandi capitali del mondo, conosciuta ovunque e in particolare dopo i Giochi Olimpici del 1992, quindi mi è sembrata una buona idea ambientarci un romanzo. Ora, perché Barcellona sarebbe diversa da altre città spagnole? Ha un clima molto particolare, un'ubicazione geografica invidiabile, ma non solo, è straordinaria anche per quanto riguarda il suo excursus storico, per la cultura che l'ha sempre caratterizzata, tutte caratteristiche che vengono da lontano per quanto riguarda Barcellona. È sempre stata diversa, è stata la città leader di movimenti liberali nella storia del Medioevo e anche dopo, poi ha avuto un'epoca di tramonto dopo uno splendido apogeo. Comunque è sempre stata una città contrassegnata da un grande spirito creativo. Ci sono esempi architettonici come il gotico catalano o il Liberty che sono tipici di questa città ed è sempre stata una città straordinariamente aperta, creativa, intellettualmente effervescente, quindi credo che ingredienti come la storia, la cultura, la posizione geografica e il carattere delle persone che ci abitino in qualche modo contraddistinguono una città rispetto ad altre. Ecco, allora adesso per concludere, i suoi personaggi sono personaggi che si caratterizzano per essersi emancipati nella loro storia, dal nulla sono arrivati ad avere una loro posizione, ad essere liberi anche oltre gli schemi, le divisioni sociali. Ecco, per le nuove generazioni di questi personaggi lei quali caratteristiche vorrebbe suggerire alle nuove generazioni? È difficile. A me gustaría suggerirles, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, la constancia, pero vivimos en una sociedad que no prima esos valores, y a lo mejor para bien, no lo sé. La juventud tiene su camino hecho y tendrá que seguir ese camino. La constancia, el esfuerzo, el trabajo, hoy en día pues están cediendo mucho a favor de la creatividad, a favor de la inmediatez, a favor de las nuevas tecnologías. En realidad se está produciendo nuestras bases de principios. Por lo tanto, yo siempre me encuentro que intento aconsejar a la juventud, parece como si fuese más viejo todavía, ¿no? Como si un viejo intentase dar unos consejos que no sé si son buenos y correctos para ellos. Beh, non è certo facile rispondere a una domanda del genere. A me piacerebbe suggerire alle nuove generazioni valori quali l'impegno, il lavoro, la perseveranza, ma sembra che la società odierna non premi particolarmente questi valori, questi principi che sembrano aver ceduto piuttosto il passo ad altri, quali la creatività, l'immediatezza, le nuove tecnologie. Sembra che ci sia stata, diciamo, una presa di potere da parte di questi valori nei confronti degli altri. E poi, sinceramente, dare dei consigli ai giovani mi fa sentire più vecchio di quel che sono e poi mi chiedo, ma saranno giusti i consigli che posso dare loro? Non lo so. Va bene, grazie a Ildefonso Falcones e a tutti voi lettori di Trinacria News 24, una buona serata da Valerio Calabro.